Pescara Matteolbia 1-0, queste le immagini che arrivano dall'Adriatico. Giovanni Cornacchia, entra naturalmente anche la terna arbitrale capitanata da Giaccaglia di Iesi, gli assistenti sono Pascali di Bologna e Vitale di Ancona, quarto uomo Mastro Domenico di Matera. Dunque Auteri rilancia Galano nel tridente completato da Ferrari e De Marchi. Galano nelle ultime 7 partite aveva giocato soltanto 3 minuti sul campo dell'Entella, solo 2 partite dal primo minuto contro Montevarchi e Viterbese. Ecco qui le fasi iniziali della partita, primo tempo deludente da parte del Pescara, sotto ritmo, senza intensità, Pescara privo di idee proprio sul piano del gioco. Qui ci prova Ragazzu con la palla che termina altissima alle stelle rispetto alla porta difesa da Raffaele Di Gennaro, che si infortunerà nel corso del secondo tempo. Ci prova subito Galano, il suo punto sulla tre quarti, il tiro, la palla non inquadra lo specchio della porta difesa al giovanissimo Ciocci, classe 2002, quindi in zita per Galano di prima intenzione, il riflesso dell'estremo difensore dell'Olbia. Siamo al 10° minuto nel corso del primo tempo e la prima palla gol di questa partita. In realtà non ne creerà tantissime nella prima frazione di gioco, il Pescara ha inquadrato Canzi, l'allenatore dell'Olbia, quindi ci prova Ferrari. Questa era una grande opportunità perché si era sfilato inspiegabilmente Giandonato, aveva lo specchio della porta libera Ferrari, ha calciato malissimo la palla, praticamente termina in fallo laterale sul versante opposto. Qui la posizione irregolare di Ragazzu, che viene ispirato da un bel tocco di Biancu, classe 2000, proveniente dal Cagliari, ma sono già 5 stagioni nell'Olbia. L'Olbia è una succursale del Cagliari. La traversa colpita da Brignani su un calcio d'angolo di Biancu, non è impeccabile a dire il vero nell'uscita Raffaele Di Gennaro, poi ci prova Palesi ed è bravo Memusciai a respingere la minaccia. Quindi siamo al 41esimo nel corso del primo tempo. Memusciai ruba un buon pallone, poi De Marchi evita l'intervento di Brignani, anche quello di Ciocci, e poi all'atto del dunque il clamoroso, direi, salvataggio di Pisano, classe 86, 11 stagioni nel Cagliari, grande esperienza. Sul finire di frazione c'è questo tentativo ancora dell'Olbia, il colpo di testa di Mancini con la palla che termina sopra la traversa, o meglio deviata da Di Gennaro oltre la traversa. Ancora il Pescara, siamo nel secondo tempo, Pescara che cresce, c'è il gol annullato a Ferrari, in realtà il tocco è di Pisano ma Ferrari commette fallo da tergo ai danni del difensore dell'Olbia, che sarà costretto ad abbandonare il proscenio. Tutto questo sul cross di Zita, la torre, la sponda di testa di Rizzo, mi pare che non ci siano dubbi sul fallo di Ferrari. Poi vediamo il corridoio di Memusciai, Rizzo, palla in mezzo, e qui manca un rigore al Pescara perché su Rizzo c'è l'intervento falloso netto di Giandonato, l'arbitro era ben posizionato, lascia proseguire. Dunque manca un rigore alla formazione biancazzurra, il fuorigioco di Ferrari imbeccato dal suo compagno di squadra è piuttosto evidente, un gran diagonale che si spegne all'angolino alla destra del portiere dell'Olbia Ciocci, poi ancora il Pescara in attacco. Rivediamo questa azione, insomma non ci sono dubbi perché scatta al di là dei difensori dell'Olbia il numero 9 e biancazzurro, l'italo-argentino Franco Ferrari. Ferrari che manca il bersaglio di pochissimo sul cross di Zappella che aveva rilevato Memusciai, passando così alla 3-4-3 il Pescara, colpo di testa di un soffio al lato, e poi ancora Pompetti, Rauti entrato in corso d'opera dopo la sponda aerea dello solito Ferrari, manca la potenza a Rauti, nessun problema per il portiere Ciocci, troppo libero di impostare Giandonato, il pallone in profondità per De Marcus entrato in corso d'opera, perfetta la scelta di tempo di Di Gennaro che evita il peggio. Di Gennaro si infortunerà alla spalla, speriamo che non si tratti nulla di grave, al suo posto Sorrentino. Il gol del Pescara sulla pennellata da calcio d'angolo di Pompetti, forse una deviazione, prontissimo si fa trovare al posto giusto nel momento giusto Mirko Drudi all'altezza del secondo palo,
spinge il pallone in fondo al sacco. Pescara in vantaggio 1-0, gol di Drudi, classe 87 al primo sigillo con la maglia del Pescara. Rivediamo ancora la parabola arcuata di Pompetti, autore fino a questo momento di 6 o 7 assist, forse mi potrei sbagliare, però un piede magico, un piede caldo quello di Pompetti, bravissimo Drudi a farsi trovare pronto al momento giusto, soprattutto al posto giusto. Naturalmente rammaricato Canzi, il portiere, il tecnico dell'Olbia, ci riprova ancora la formazione sarda, è proprio un brivido al 94esimo, lasciato solissimo Brignani su un cross da sinistra, la palla sorvola la traversa, poi il Pescara potrebbe anche raddoppiare con Rauti, il suo destro viene deviato in calcio d'angolo dall'estremo difensore dell'Olbia Cioci, 96esimo, 6 minuti di recupero, Pescara batte Olbia 1-0 e questa è una vittoria di inestimabile valore per la squadra di Gaetano Auteri.